Anche perché va detto, anche per lanciarvi magari con voi poi più tardi un'idea per delle domande o per un dibattito insieme, va detto che lo Space Shuttle, che è oggi l'unico veicolo che è in grado di rientrare nell'atmosfera dopo la sua messa in orbita, andrà presto in pensione. Sono rimasti un paio di lanci e poi lo Space Shuttle non sarà più operativo. Quindi ci si potrebbe chiedere perché, in virtù del fatto che un veicolo di rientro come lo shuttle venga considerato vecchio e quindi non più avanguardistico, perché si torni a pensare a un modello di questo genere? Quindi questa è una domanda che poi chiederemo all'ingegner Tumino, che sono sicuro che avrà delle risposte molto convincenti per spiegarci perché in realtà, e in fin dei conti anche Paolo Nespoli me lo diceva recentemente, il concetto del veicolo di rientro, a prescindere dallo shuttle, che magari è effettivamente un veicolo oltrepassato, il concetto del veicolo di rientro è tutt'oggi un concetto brillante. Quindi, una sola cosa che mi preme ricordare prima di passare appunto a vedere più nel dettaglio questo veicolo, questo nuovo futuro veicolo di rientro, è dire che effettivamente noi abbiamo oggi in orbita una stazione spaziale internazionale composta da più laboratori, più moduli, uno dei quali il Columbus è stato prodotto appunto dall'Agenzia Spaziale Europea e in particolare realizzato attraverso ovviamente la cooperazione di molte industrie, ma in particolar modo dalla nostra industria italiana di Torino. Quindi la stazione spaziale europea è un laboratorio galleggiante nello spazio e quindi in un certo senso lo shuttle che ha a bordo a sua volta uno Space Lab, che è quindi un laboratorio spaziale, non ha più molta ragione di esistere, così come non aveva più molta ragione di esistere la Mir dopo che la stazione spaziale, la Mir, scusate, è la stazione internazionale, era, pardon, la stazione spaziale russa, che è stata disintegrata dopo la costituzione della stazione spaziale internazionale. Quindi stazione spaziale internazionale, che è un accordo di cooperazione fra molti stati a livello internazionale e, la cosa più eclatante, che ha visto partecipare insieme i russi e gli americani, ovviamente poi anche gli europei, i canadesi, i giapponesi, eccetera. Quindi vedremo poi appunto altre informazioni. Questa, vabbè, giusto per la bellezza della foto. Ma prima di parlare, l'ultima cosa che mi premeva dirvi prima di parlare dell'EXV è che, diciamo, prima che un veicolo spaziale possa volare, occorre produrlo. E questa è l'altra faccia della medaglia delle attività spaziali, forse quella meno affascinante, cioè quella legata al processo di sviluppo delle attività spaziali, che è molto lungo e complesso. Quindi missioni come quella che vi stiamo presentando richiedono molti anni di lavori preparatori. Prima che quindi la stampa possa annunciare un evento pionieristico legato allo spazio, occorre infatti percorrere un lungo cammino fatto di accordi politici a livello internazionale che sono necessari per trovare poi gli accordi di programma e i fondi per realizzare, le missioni. E poi ovviamente una volta svolto questo percorso inizia il percorso degli studi preliminari, della ricerca, degli studi di fattibilità e poi della vera e propria realizzazione di un satellite, un lanciatore o un altro payload. Quindi questo percorso vede coinvolte molte persone, tra le quali i program manager, la parte quindi tecnica e esecutiva, ma anche noi contracts officers che dobbiamo lavorare alla preparazione contrattuale di questi accordi con l'industria. Nel caso di questo progetto, in particolare dell'EXV, i lavori preparatori sono iniziati più di 3 anni fa e oggi stiamo per entrare nella fase di costruzione del veicolo. Tale fase vede coinvolte più di 40 società europee e sono però gestite, questo è un piccolo orgoglio nazionale, la prima committente, il prime contractor è italiano, è la Thales Alenia Spazio Italia di Torino. Quindi dal punto di vista contrattuale l'agenzia gestisce in collaborazione con la società committente
le gare d'appalto per la selezione dei sottocontraenti per garantire, tra l'altro, il rispetto del ritorno geografico. Che cosa significa ritorno geografico? Molto brevemente vi spiegherò che questo è il principio sancito nella Convenzione dell'Agenzia Spaziale Europea, in base al quale ogni Stato membro dell'ESA che partecipa a un programma obbligatorio o facoltativo riceve in ritorno contratti per la propria industria. Quindi l'investimento nella ricerca spaziale svolto dall'ESA ha il duplice effetto di produrre, da un lato, vantaggi e ricadute positive per i cittadini europei, ma anche vantaggi e ricadute positive per l'industria europea, e questo non va dimenticato, perché comunque questo implica poi avere anche posti di lavoro. Non solo, ma va anche sottolineato che all'industria rimane la proprietà intellettuale sulle invenzioni e sulle scoperte effettuate nell'ambito dei contratti con l'ESA, e dunque la possibilità di utilizzare i risultati della ricerca per altre applicazioni spaziali oppure per altri scopi commerciali in altri settori, quali per esempio l'aeronautica, l'informatica, la medicina e così via. Dunque, in conclusione, e poi lascio lo spazio all'affascinante mondo dell'EXV, all'ingegner Tumino, volevo solo concludere dicendo che innanzitutto anche la politica industriale e i contratti sono uno strumento indispensabile alla ricerca spaziale, quindi per realizzare razzi e satelliti. Mi preme sottolineare dunque che il modello ESA ha il duplice vantaggio di produrre effetti positivi per la collettività e soprattutto per l'industria, garantendo quindi il ritorno degli investimenti fatti dagli Stati membri sotto forma di contratti per l'industria, e quindi è per questo motivo ritengo veramente fondamentale e importante che gli Stati europei e in particolar modo l'Italia continuino a investire nella ricerca spaziale. Io con questo concludo, vi ringrazio e cedo la parola all'ingegner Tumino, e poi apriremo un dibattito più tardi sull'argomento con grande piacere. Bene, grazie Ilaria. Vorrei ringraziare il Comitato Scientifico e il Comitato Organizzativo per averci dato questo onore di poter presentare la nostra missione. In sintesi, avremo circa un'ora per poterla gestire. La presentazione è alquanto lunga, quindi andrò forse un po' velocemente nelle parti salienti. Poi avremo anche due filmini da vedere, e poi vorrei anche dare la parola all'ingegnere Roberto Provera, che è il direttore del trasporto spaziale Italia Serenia Space Italia, che è il primo contrattore, cioè il general contractor per tutte le attività, quindi tutti i risultati che io riporterò senza l'industria non sarebbero possibili, non soltanto dal punto di vista contrattuale, ma anche dal punto di vista tecnologico e ingegneristico. Quindi mi hanno spiegato bene. Allora, ho cercato di fare una scaletta. Scusate per le viewgraph che saranno in inglese, ma solitamente purtroppo l'inglese è la lingua nella quale noi ci esprimiamo, e quindi era molto complesso trasformare il tutto in italiano, tra l'altro con alcuni termini che è impossibile tradurre, quindi bene, comunque la faremo in italiano. Quindi ci sono ho cercato di costituire quattro blocchi per cercare di far comprendere di cosa parliamo. Quindi parleremo un po' del background, cioè di quello che sta dietro alla missione dell'EXV. Tra l'altro noto che pronunciare questo EXV è molto difficile, non suona male, alcuni lo interpretano come un numero romano messo in malo modo, quindi rilancio anche alla platea la possibilità di suggerire un nome più consono che possiamo assegnare alla missione, che tra l'altro lo stiamo cercando. Quindi dopo il background degli obiettivi parleremo un po' del sistema, descriveremo la definizione della missione, la definizione del sistema. Poi andremo attraverso gli aspetti critici del design, della progettazione, che chiaramente un oggetto del genere si affida a delle tecnologie che non sono convenzionali, quindi abbiamo una serie di criticità da dover tenere in conto. E poi faremo un punto sulla pianificazione e le prospettive di una missione del genere. Sperando di lasciare del tempo a delle domande, che mi è stato detto ce ne sono
alcune molto agguerrite, quindi sono curioso di attenderle. Quindi, tanto accesso globale allo spazio, difatti qualcuno nelle interviste mi diceva: ma accesso globale cosa significa? Che lo facciamo tutti insieme, cioè europei, americani, russi? Diciamo, no, non significa questo. Accesso globale significa avere la possibilità sia di andare in orbita che ritornare dalla stessa, quindi diciamo globale in questo senso, cioè abbiamo la capacità di andare e di ritornare. In termini tecnologici cosa significa questo? Ma noi sappiamo in modo molto semplice che il fumo, la nube di fumo e di fuoco che vediamo scagionarsi da sotto i razzi quando partono per raggiungere l'orbita, diciamo, è il prodotto della combustione che avviene nei motori. Cioè, parole molto semplici, mettiamo dentro un motore classico sia combustibile che ossidante, e questi due si incontrano nella camera di combustione e poi attraverso praticamente una forma speciale di degli ugelli di espulsione del flusso, questi flussi vengono accelerati e per la conservazione della quantità di moto il razzo parte, lascia la Terra e va in orbita. Quindi praticamente cosa facciamo? Trasformiamo energia chimica in energia termica in energia cinetica, praticamente con la velocità che imprimiamo al razzo. Bene, quando parliamo di quindi praticamente è quello che ho appena detto. Quando parliamo di ritornare all'orbita, non facciamo altro che la stessa cosa, però facciamo il processo inverso, nel senso che al di là del fatto che abbiamo diversi tipi di rientri dall'orbita, secondo se rientriamo da un'orbita bassa o se rientriamo da missioni interplanetarie, dove nel primo caso raggiungiamo delle velocità di impatto con l'atmosfera dell'ordine di 7,5 km al secondo, mentre nel secondo caso abbiamo delle velocità che possono raggiungere 11 km al secondo, 14 km al secondo, a seconda se ritorniamo da Marte, dalla Luna, e quindi abbiamo la possibilità di rimbalzare nella parte alta dell'atmosfera, che è un po' più un po' meno densa, e quindi decelerare finché poi possiamo iniziare la nostra missione partendo da 7,5 km al secondo, come nel caso orbitale. Ma quindi quello che facciamo, dobbiamo rallentare, quindi dobbiamo fare il processo inverso, dobbiamo trasformare la nostra energia cinetica in chiaramente per rallentare quello che succede, si scagiona il calore, quindi in energia termica, e dobbiamo essere capaci di dissiparla nel modo più controllato possibile per evitare classici incidenti che abbiamo visto in passato, ad esempio quelli dello shuttle, o per evitare il destructive reentry, come si chiama, il rientro distruttivo, che è quello pianificato per i moduli dell'ATV per il rifornimento della stazione spaziale. Quindi diciamo quello che facciamo non è altro che il processo inverso, quindi quando noi lasciamo Terra convertiamo energia termica in energia cinetica. Per ritornare, siccome stiamo orbitando a una certa velocità, dobbiamo fare il processo inverso, quindi ritrasformare l'energia termica attraverso la dissipazione e l'energia cinetica in energia termica, e quindi rallentare fin quando abbiamo la capacità di atterrare, la velocità con le quali possiamo atterrare. Quindi quello che è il contesto internazionale, perché facciamo diciamo questo genere di missioni? Questo genere di missioni, intanto è importante sapere che è un elemento fondamentale questo genere di missione per poter aprire a tutta una serie di applicazioni, quali possono essere l'esplorazione, la possibilità di raggiungere la stazione spaziale e ritornare, la possibilità di sviluppare unmanned space vehicle, per adesso vanno molto di moda sia in Italia che in Europa che nel mondo, e così come poter iniziare a pensare a una serie di attività e applicazioni innovative sia nel campo spaziale che nel campo aeronautico, di cui vi parlerò in seguito. Quindi è un elemento fondamentale per poter guardare a tutte queste applicazioni in un secondo periodo, e è anche un discorso strategico nella cooperazione internazionale, perché come sappiamo oggi già a livello internazionale, diciamo, abbiamo a livello operativo, come anche la mia collega Ilaria ha introdotto in passato, abbiamo chiaramente gli americani, abbiamo i russi, abbiamo i cinesi che con velivoli operativi raggiungono, vanno e ritornano dallo spazio liberamente, abbiamo anche i giapponesi
e abbiamo anche gli indiani che investono al riguardo, e quindi questa capacità a livello sperimentale, e quindi questa capacità comincia